vada a vantare politiche economiche di successo, mente. Se non ci fosse stato questo grosso vantaggio da parte di Draghi, che con questa politica monetaria espansiva ha fatto sì che noi pagassimo decine di miliardi in meno di interessi sul debito pubblico, noi saremmo ancora con la crescita negativa. Forse sarebbe stato meglio se si fosse stato fermo Renzi, probabilmente saremmo cresciuti di più, almeno saremmo andati di risulta dietro agli altri, invece no, ci ha addirittura frenato. Perché noi siamo al consiglio di Cavallino e il candidato alla Camera Diego De Laurentiis. E lascio a loro la parola e con l'invito, se qualcuno volesse partecipare a contribuire, di contattarci sulla nostra pagina su Facebook. Grazie a tutti per essere venuti. Buonasera. Buonasera a tutti. Sì, sono gli amici del meetup di Melendugno e Borgagna. Si stanno dando da fare, sono un gruppo giovane. Sono attivi sia a Melendugno con Federica De Giorgi, sia a Borgagna. E quindi provate ad avvicinarvi, perché è questo il Movimento 5 Stelle. Io sono Giampaolo Falco, sono consigliere comunale a Cavallino e sono contentissimo di partecipare anch'io in prima linea a questa campagna elettorale del Movimento 5 Stelle quest'anno. E se sono qui è anche per portarvi la mia esperienza da portavoce vicino alla base. E l'esperienza è proprio questa, il Movimento 5 Stelle è questo, è un metodo prima di tutto. È un metodo e ha delle regole che ci hanno aiutato tanto, ci hanno aiutato a sbagliare poco e quando si è sbagliato ci hanno aiutato a rimediare e questo lo abbiamo dimostrato. E poi è un metodo che ci porta effettivamente a quella che è una maggiore partecipazione. La mia esperienza è questa, io ho cominciato da attivista, ho cominciato nei banchetti nel 2011 con i referendum, poi con qualche gruppo di lavoro. Con qualche collega abbiamo cominciato a studiare le problematiche del territorio, che sono tante. Abbiamo studiato il problema di TAP, la questione TAP. E poi magari aggiungiamo qualcosa in merito questa sera. Ce ne parleranno Diego, ce ne parlerà Antonio Trevisi. Ma anche altri problemi, la regionale 8 che conoscete bene, anche voi a Melendugno. Problema delle discariche, che invece tocca un po' più da vicino il mio comune, il comune di Cavallino, e tanti altri problemi. L'abbiamo studiato nei gruppi di lavoro insieme a dei colleghi che hanno messo a disposizione la loro competenza e il loro tempo. Io sono un ingegnere ambientale e l'ho fatto con spirito di servizio. Alcuni di loro ora sono dei consiglieri regionali, altri dei consiglieri comunali come me. Però la cosa più importante, altri sono rimasti degli attivisti, non è detto che bisogna diventare necessariamente portavoce, ma la cosa bella invece è che sono andate avanti le nostre istanze, le soluzioni che abbiamo trovato a quei problemi, sono diventate delle istanze portate in consiglio regionale a Bari, sono diventate delle interrogazioni parlamentari. E poi sono diventati dei punti di programma, lo abbiamo scritto noi il programma, lo abbiamo condiviso, sono 20 punti, ce ne parlerà Diego dopo. È una prerogativa del Movimento 5 Stelle quella di condividere e di partecipare anche sul programma elettorale. Bene, questa è la mia introduzione, è la mia presentazione per Diego e per Antonio, però visto che sono qui ne colgo l'occasione, anche se sembra un po' strano che io venga da Cavallino a parlarvi di TAP, però qualcosa ve la voglio aggiungere, perché in quei gruppi di lavoro abbiamo notato qualcosa che nessuno vi ha raccontato in questi anni a Melendugno, eppure probabilmente a Melendugno molti sapevano di ciò di cui io sto per parlarvi. Vedete delle cartografie qui. Io ho cominciato a studiare il problema nel 2013, ad agosto del 2013 era un'estate e veniva adottato per la prima volta il PPTR, il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale per la Regione Puglia. E abbiamo cominciato a studiare la cartografia che rappresentava il nostro territorio per vedere come queste opere come TAP, di cui si cominciava a sentir parlare, o altre opere, anche la regionale 8,
potessero entrare nel nostro territorio, potessero essere studiate e potesse essere studiato l'impatto sul nostro territorio. Bene, nel guardare alcune di quelle cartografie non ci si poteva non accorgere di anomalie macroscopiche. Guardate questa cartografia. Questa è una rappresentazione della costa salentina, questa è la costa melendugnese. Notate qualcosa di strano? Sulla costa, qui ci sono rappresentate in due colori differenti, il coralligeno e la posidonia. Bene, proprio a Melendugno la posidonia non era stata rilevata. In quegli anni chi si è avvicinato a studiare il problema del gasdotto TAP si è accorto subito del fatto che portare un gasdotto, un tubo, un'opera di quel genere sulla costa salentina poteva essere un problema per la pianta, per la posidonia, perché giustamente a Melendugno uno che è del posto, uno che è di San Foca, sa che a San Foca la posidonia c'è e si preoccupa e dice: ah, caspita, quest'opera potrebbe deturpare una pianta così importante. Bene, però no, a questo ci siamo arrivati un po' tutti e si è scritto tanto di questo. Nessuno però aveva rilevato invece questo particolare qui, cioè che in realtà la posidonia era sparita non da San Foca, perché la posidonia sta là, la vediamo tutti i giorni, la vediamo spiaggiata sulle coste, la vediamo se ci immergiamo nella costa davanti a San Foca. No, non era sparita fisicamente, era sparita dalle cartografie. Noi che studiavamo questo problema abbiamo fatto delle osservazioni, abbiamo chiesto delle spiegazioni, non eravamo ancora in regione nel 2013. Abbiamo scritto all'architetto Barbanente, all'epoca c'era Vendola, c'era la sinistra che governava la regione e ci è stato risposto che il problema non era della loro gestione alla regione. Loro non avevano fatto dei rilievi a San Foca per vedere se la posidonia c'era o non c'era. Loro si erano basati su vecchie cartografie. Bene, quindi la storia è ancora più lontana nel tempo. Due cartografie, 1991 e 2006. 1991 cominciava la ricerca delle piante come la posidonia sui litorali di tutta Italia, ma di tutta Europa, perché cominciava a parlarsi della direttiva Habitat. È una direttiva europea che pone tuttora, che dovrebbe proteggere, tutelare gli habitat speciali, gli habitat protetti, come può essere quello dove cresce la posidonia oceanica. Bene, da quei primi rilievi, stranamente, sulla costa pugliese si trovano diversi tratti di posidonia, non sul tratto di San Foca, che i rilievi vengono fatti, diciamo, molto velocemente. Io ho avuto modo anche di accedere a quelle cartografie del 91. Stranamente si fanno due rilievi in due punti diversi di San Foca, non sono rilievi completi come lo erano per tutte le altre parti della costa. Cosa porta questo? Che a San Foca rimane un buco, a San Foca non c'è mai stato il SICMARE, un sito di importanza comunitaria. Non è una cosa banale questa, non è una cosa banale, perché un sito di importanza comunitaria è un valore aggiunto per la città, è un valore aggiunto per il turismo. È strano che gli amministratori locali, la regione, dal 1991 non abbiano portato avanti battaglie per ricucire quel buco lì. Eppure Melendugno, San Foca lo meritano, sono bandiere blu, le hanno sempre avute. Perché non hanno il sito di importanza comunitaria? Noi abbiamo continuato a chiederlo. Dopo il 91 e il 2006, stessa storia, la posidonia non si trova. Nel 2013 facciamo le richieste e ci viene risposto che i rilievi nel 2013, neanche nel 2013, sono stati fatti.
Arriviamo in regione nel 2015, interrogazioni, pressione da parte dei nostri consiglieri regionali. Nel 2017 si ricordano di andare a fare un rilievo. ARPA vuole fare rilievi a San Foca. Cosa trovano? Trovano la Posidonia. Che strano, la Posidonia c'è. C'è in banchi, cresce, rigogliosa. E allora perché non recuperare il SICMARE a San Foca? E qui un'altra interrogazione. Abbiamo chiesto al Consiglio regionale a Bari, abbiamo chiesto a tutto il Consiglio regionale di Bari se si potevano investire dei soldi, impegnare dei soldi per dei rilievi più approfonditi, per portare avanti questa istanza di San Foca, del territorio, che grida vendetta questo buco. Allora sappiate che in quel Consiglio regionale tanto la destra quanto la sinistra hanno deciso di non portare avanti questa richiesta, e poi Antonio vi spiegherà qualcosa in più su questo punto di vista. Né destra né sinistra, né amministratori locali né amministratori regionali dal 91 ad oggi. E sono tante le opere che sono passate da quel litorale. È stato costruito un porto turistico che era stato autorizzato nel 1987, guarda caso, e poi realizzato nel 2006, guarda caso. E poi abbiamo fatto di pochi giorni fa, qualche mese forse, anche una proposta di legge per portare un altro tubo, un altro dall'Albania doveva portare acqua forse, quest'idea firmata da politici locali, anche l'ex sindaco del mio paese. Io ho finito qui, vi invito a riflettere bene, ad avere memoria il 4 marzo quando andate nella vostra cabina elettorale. Grazie a tutti, buonasera. Grazie Giampaolo. Purtroppo su TAP ne abbiamo viste tante, guarda, non so, anch'io ho difficoltà da dove iniziare. Quando siamo entrati in regione è una delle prime battaglie che noi come gruppo del Movimento 5 Stelle abbiamo fatto, era proprio quella di capire come poter bloccare questo gasdotto a Melendugno, e vi assicuro che solo noi del Movimento 5 Stelle l'abbiamo fatto. Anche lo stesso Emiliano che viene a dire non voglio TAP a San Foca, viene a dirlo, però non fa nessun atto per bloccarlo. Io ho 2000 prove, un faldone così di istanze, di interrogazioni, di mozioni, abbiamo fatto di tutto e di più, qualunque modo per bloccare TAP. Loro dicono no TAP a San Foca, addirittura oggi pure Berlusconi lo dice, cioè siamo arrivati proprio a livelli assurdi di un'ipocrisia, ma anche di un mentire in maniera così spudorato, che fa male, perché noi sappiamo come stanno le cose. E io 2 anni fa, quando sono entrato in regione, il primo giochetto che ci siamo accorti che loro facevano su TAP era quello, perché loro si vantavano di dire non la vogliamo. Il Ministero, siccome sapete che queste autorizzazioni sono a legislazione concorrente, si fanno in accordo fra Ministero e Regione, quindi la Regione Puglia, se avesse voluto bloccare TAP, ha avuto in questi 2 anni 1000 modi, non l'ha voluta bloccare. Emiliano non ha voluto bloccare TAP a Melendugno, questa è la verità. Allora, qual è il giochetto che loro facevano? Io ve lo racconto perché le abbiamo denunciate più volte, quindi non ci sono problemi a raccontarvi. Il giochetto che loro facevano era: quando il Ministero doveva chiedere un parere su TAP a San Foca alla Regione Puglia, è vero che la Regione Puglia dava parere negativo, ma lo faceva a tempi scaduti. Allora, di solito la Regione ha un mese per dare il suo parere. Che faceva gli uffici regionali? Davano un parere negativo dopo che quel mese era passato, quindi silenzio, assenso, il progetto andava avanti, poi arrivava a tempi scaduti, quindi non aveva nessun valore di legge, il parere negativo della Regione, andava di no, ma noi non la vogliamo.
era una presa in giro, questi ci prendono in giro, vi hanno preso in giro per anni. Così ha lavorato la Regione Puglia, finché non siamo arrivati noi a denunciarli e a sputtanarli sui giornali per quello che facevano. Abbiamo portato anche i poster in consiglio regionale, abbiamo appeso la faccia di Emiliano col naso da pagliaccio di fronte al consiglio regionale su un poster 6x6, proprio per dire basta con queste prese in giro. Perché Emiliano poteva bloccare TAP e non l'ha voluta bloccare, aveva paura di bloccarla, aveva paura di mettersi contro alcuni grossi interessi della sinistra, quella sinistra che lui ambisce nella scalata. Quindi da un lato qui per salvare il vostro elettorato dice no a TAP, però poi quando va nei palazzi della sinistra che conta lui dice sì a TAP, perché poi lui spera di superare Renzi e quindi di prendere il suo posto, e quindi non vuole mettersi contro alcuni poteri forti. È chiaro? Questo è quello che succede, questa è la verità su TAP. Questo è il gioco sporco dei politici che vengono qua, non so come fa a presentarsi la Bellanova, D'Alema, la Capone, tutta gente che ha voluto TAP qua, l'ha voluta, e oggi vengono così e ritrovano questa nuova verginità, Nichi Vendola, cioè è gente invece che hanno pugnalato questo territorio, hanno fatto il contrario di quello che dovevano fare, sono andati contro i nostri interessi e contro gli interessi della loro terra. Perché è pazzesco pensare che TAP possa essere qui il luogo ideale, l'approdo naturale, San Foca. San Foca è stato scelto dalla politica. San Foca non è il miglior sito possibile, è il peggior sito possibile, perché noi la Puglia la conosciamo. E quando, a parte che noi siamo contro TAP, io giusto per smontare le loro tesi, noi siamo contro TAP in ogni dove, però ragioniamo per assurdo, ragioniamo con le loro tesi, cioè con una costa dove ci sono discariche, dove c'è di tutto di più, cioè, ci sono parti della costa che sono state distrutte dall'industria e così via. Ma è possibile che una delle spiagge più belle d'Europa possa essere il sito ideale? Cioè anche un bambino, no, della prima elementare si rende conto che quello è stato un sito scelto dalla politica, ma lo conferma anche TAP, noi ci abbiamo parlato, lo dicono, a noi andava bene qualunque punto, ci hanno detto fatelo là, l'abbiamo fatto là, lo dice pure TAP, non è, TAP lo sa che quello non è il punto migliore, però la politica a quel punto ci ha dato, quindi è una scelta politica. TAP a Melendugno è stata una scelta politica, l'hanno voluto i politici, non perché era il sito migliore, perché quello non è il sito migliore. La valutazione di impatto ambientale che ha deciso che San Foca era il migliore punto è una valutazione discrezionale. Sapete come la fanno? Loro prendono quattro temi, per esempio presenza del SIC mare e così via, ma io ne posso mettere altri 10 temi, avrei potuto mettere importanza turistica, e San Foca diventa dal primo posto l'ultimo, perché come importanza turistica è la più importante. Cioè capite che sono valutazioni discrezionali, mettendo dei pesi da 0, 1, 2 in base alla mia sensibilità, 0, 1 e 2. Capite che una tabella fatta in questo modo, dove San Foca risulta per un solo punto per la mancanza del SIC mare il sito migliore, quando il SIC mare qui non l'hanno istituito, ma ci sono tutti i presupposti per fare il SIC mare. Ecco, questa è la tabella, vedete? San Foca perde per un punto, questi sono i temi, ma io ne posso aggiungere 10.000, bastava mettere importanza turistica e San Foca invece di avere il punteggio minore avrebbe avuto il punteggio maggiore. È una tabella discrezionale, uno se la fa come vuole, è una tabella che aveva l'obiettivo di dimostrare che San Foca era il miglior sito, ma non ha nulla di oggettivo e di scientifico una tabella di quel tipo, è una tabella costruita a tavolino, è una tabella costruita a tavolino. Allora il SIC mare ad esempio a San Foca c'è, però non è stato istituito, e c'è sia la Posidonia e sia il coralligeno.
Allora, chi l'ha scoperto? Perché loro si sono rifatti a delle vecchie mappe del Ministero. L'abbiamo scoperto noi facendo un'interrogazione, dove noi abbiamo chiesto di capire alla Regione Puglia di fare delle indagini tramite l'ARPA per capire cosa ci fosse. Allora, grazie all'interrogazione fatta in Consiglio regionale al Movimento 5 Stelle, il dottor Ungaro dell'ARPA è stato incaricato e ha rilevato la presenza sia di posidonia, sia di cime d'oceano d'osa e sia di coralligeno. Quindi ci sono tutti i presupposti per fare il sic mare e l'ARPA lo sa bene. Però perché non è stato istituito qui un sic mare? Perché dovevano tagliare questa zona. Infatti poi vedete che l'hanno tagliata poi pure stupidi, ai limiti territoriali, cioè confini. Hanno preso e l'hanno stralciata ai confini fra Vernole e Melendugno e fra Melendugno ed Otranto. Come se la Cimodocea o la Posidonia vedesse il cartello Melendugno e diciamo mi fermo, c'è Melendugno. Cioè, capite come sono falsificate queste carte? Cioè hanno tagliato la Posidonia sul limite, sul cartello Melendugno, cioè almeno falsificala bene se la devi falsificare, almeno fai in modo che non venga sul limite territoriale. Proprio con un taglio di AutoCAD hanno tagliato questo corridoio facendo sparire queste importanti piante quando poi l'ARPA ci ha detto che ci sono. Allora, una volta che l'ARPA, grazie alla Curculuto che ci ha dato una mano su questa cosa, ci ha detto che ci sono tutti i presupposti per fare il sic mare, poi la Curculuto l'hanno fatta fuori, dopo di questo noi andiamo in bilancio e diciamo istituiamo il sic mare. Allora stanziamo 200.000 euro per istituire un sic mare, così quella tabella viene finalmente corretta a San Foca. Discuto la cosa e vedo che la volontà del governo emiliano è di votare contro. Il governo dà parere negativo. Io un attimino, no, io speravo sinceramente, da povero ingenuo che sono, speravo che Emiliano, no, ci aiutasse a dire no, votiamo a favore di questo emendamento così blocchiamo finalmente TAP a Melendugno. E io dico, grido in consiglio, Emiliano, presidente, presidente, guardate che questo emendamento riesce finalmente a bloccare TAP a San Foca. Si girano gli assessori, quelli di Forza Italia, tutto, e mi dicono che proprio per questo lo stiamo bocciando. Tutti quanti, Forza Italia, questi sono. Hanno bocciato un emendamento in bilancio che poteva finalmente far nascere un sic mare, proteggere la costa di Melendugno e di San Foca e finalmente bloccare quest'opera, dimostrando che quella tabella della valutazione di impatto ambientale era una tabella che era stata falsificata. Quello è un falso. Ecco, questi sono i politici, sia di centrodestra sia di centrosinistra. E oggi vediamo sulle televisioni, a una settimana dal voto, che tutti sono diventati no TAP. Tutti, Berlusconi, D'Alema, cioè tutta gente che fino all'altro anno, anche D'Alema, diceva ma TAP è un tubicino, che fastidio dà. Ecco, questo tubicino ad alta pressione che non dà fastidio, ce ne sono tanti nel mondo e solo negli ultimi, tra dicembre e gennaio, ne sono esplosi due, questi tubicini che non danno fastidio, uno in Austria e uno in Oklahoma, ne sono esplosi due. Quindi capite che non è vero che siano impianti sicuri, sono impianti rischiosi, sono impianti pericolosi. E addirittura quando sai che questo è un impianto comunque pericoloso e vedi che pur di farlo passare, andare avanti, viene raggirata la normativa Seveso, anche questo si sono inventati, già è rischioso, poi aggiri anche la normativa Seveso dichiarando un limite più basso quando sai che quel limite lo supererai. Allora non possiamo andare avanti così, qui stiamo facendo solo gli interessi di lobbisti che vogliono un modello di energia che è quello che tra 5-10 anni scomparirà, perché ormai è un modello che loro sanno che sta. Io ho visto Enel poche settimane fa e anche Enel sa che questo modello di energia basato sul gas e il petrolio sta ormai per finire. Però se non ce la piazzano adesso, fra 5-6 anni diventa ormai così evidente che è così antieconomica TAP che non la fanno più. Allora stanno accelerando perché sanno che la devono fare adesso, perché solo adesso possono venderci questo gas e noi lo paghiamo in bolletta, perché questo loro vogliono un modello di energia dove loro
ci forniscono l'energia e noi paghiamo le 1.800 euro di gas l'anno. Ecco, questo modello di energia ormai è un modello superato, andava bene 10, 20 anni, 30 anni fa, ma adesso è un modello che noi sappiamo bene che ormai è un modello che può essere sostituito da un modello basato sulle fonti rinnovabili. Ecco perché abbiamo fatto una proposta di legge sul reddito energetico e vogliamo dare gli impianti fotovoltaici gratuitamente a tutte le case dei cittadini italiani. E capite che questa misura non è una misura che costerà, perché noi abbiamo fatto un calcolo: se noi invece di buttare 45 miliardi di euro su TAP li buttiamo sugli impianti fotovoltaici, riusciamo a pagare tutto il debito di 45 miliardi di euro, che in questo caso viene pagato con i profitti che vanno a una multinazionale straniera. Se noi invece li diamo al fotovoltaico, riusciamo a darvi energia gratuitamente sulle case abbassando le vostre bollette, quindi riusciamo a ridurre i costi delle vostre bollette. Con l'energia in eccesso lo Stato si ripaga il debito, e abbiamo fatto il calcolo che da oggi al 2050 lo Stato riesce ad avere un utile di diversi miliardi di euro, ripaga tutto il debito e ha un utile dal fotovoltaico, perché il fotovoltaico oggi è più economico del gas, ormai il fotovoltaico costa molto di meno del gas e del petrolio, quindi ripaghiamo l'intero investimento per farvi il fotovoltaico su tutti i tetti. Dopo 20 anni abbiamo ripagato tutti, iniziamo a guadagnare, e lo Stato inizia a guadagnare diversi miliardi di euro da oggi al 2050 da poter investire sulla sanità, sugli ospedali e così via, senza far arricchire le multinazionali straniere. Allora perché non vogliono un modello di energia distribuito, un modello che possa dare la ricchezza a tutti i cittadini? Perché non lo vogliono? Perché un modello di questo tipo toglie la ricchezza da quelle lobby, dalle multinazionali, dai petrolieri, che li paga le campagne elettorali, che li dà le tangenti. Allora non lo vogliono, perché loro vogliono tenere la ricchezza concentrata nelle mani di pochi, perché solo avendo la ricchezza concentrata nelle mani di pochi possono avere un popolo che è un popolo come quello di oggi. In tutta Italia vediamo gente che vota ancora Berlusconi, 82 anni, come dice Di Battista, che esce ogni volta, va in televisione, lo scartano dal cielo quando si presenta questo bello 82enne che sembra un manichino dell'Ipercop. Oppure gente come Renzi, o gente, addirittura andiamo a votare politici che in questi anni hanno seppellito i rifiuti tossici sotto le nostre terre, ammalando noi e i nostri figli. Questi sono degli assassini. Ci sono politici che sono degli assassini, sono degli assassini, e noi andiamo a votare questa gente. Allora invece dobbiamo iniziare a pensare che l'unica forza politica che non fa accordi con le lobby, che si autofinanzia la campagna elettorale, anche qui Diego non so quanto ha cacciato, però ci autofinanziamo noi, da noi lasciamo lo stipendio, parte dello stipendio, vabbè, abbiamo lasciato 23 milioni di euro, qualcuno ha detto però avete detto 24, però abbiamo lasciato 23 milioni di euro, e chi si toglie 23 milioni di euro di tasca più 12 milioni di euro dei regionali? Va bene, qualche mela marcia c'è stata, perché ci può essere, ne siamo rimasti male io, lui, ne rimaniamo male delle mele marce, ma come puoi fare fermare qualche mela marcia in un movimento che oggi è oltre il 30%, un movimento fatto da migliaia o milioni di cittadini? È logico che qualcuno capita, e nessuno può essere esente quando un movimento diventa così grosso, così grande, è logico che qualcuno può infilzarsi, però la differenza nostra è che noi quando capita una mela marcia la prendiamo e la mandiamo via a calci nel sedere, mentre nei partiti le mele marce diventano ministri. E questa è la differenza fra noi e loro, perché non puoi, una persona ti può sembrare una bravissima persona, poi dopo un anno o due scopri che ha fatto qualcosa, noi la buttiamo, la mandiamo via, loro li fanno fare carriera, ma questo è umano, cioè noi non siamo delle macchine, non riusciamo a selezionare tutti, ma questo sta nella complessità di un movimento che ormai ha milioni di persone dentro sé, è normale, cioè da noi pretendono una perfezione assoluta, dal Movimento 5 Stelle si guarda il pelo nell'uovo, poi dai partiti che hanno esponenti, che fanno
soldi con lo smaltimento illecito dei rifiuti, con i rifiuti che ci inquinano, non si vede nulla. Allora la trave nell'occhio non la guardiamo. Invece dal Movimento 5 Stelle si guarda tutto, come se noi fossimo perfetti, non possiamo sbagliare nulla. No, il Movimento 5 Stelle è fatto da persone, da umani, sbagliamo anche noi, perché siamo degli esseri umani, però abbiamo un sistema che ci consente che quando qualcuno sbaglia viene allontanato e gli altri questo sistema non ce l'hanno. Questa è la differenza. Abbiamo un sistema che non è infallibile, però è un sistema che parte da persone che già vengono reclutate e la prima cosa che gli viene chiesto è di tagliarsi lo stipendio. E guardate, anche tagliarsi lo stipendio ti educa, ci educa a me, a lui, perché quando sappiamo che ci dobbiamo togliere dei soldi e sappiamo che noi dobbiamo vivere come gli altri e sappiamo che dopo massimo due mandati ritorneremo in questa società, non ci prendiamo i vizi degli altri, perché viviamo come tutti i cittadini in maniera semplice, senza andare a fare magari una vita particolare agiata, perché noi viviamo come chiunque, non abbiamo, abbiamo uno stipendio normale. Io prima lavoravo all'università, adesso ho fatto i conti, ho lasciato lo stipendio all'università, prendo 400 euro in più al mese. Non è che facciamo una vita del lusso come gli altri politici, viviamo in maniera semplice come tutti voi, non abbiamo una vita diversa, compriamo un'auto usata come ho fatto io e così via. Questa è la vita di una persona che si mette a fare politica, perché la politica deve essere fatta nell'interesse della collettività, non nell'interesse personale. Invece oggi vediamo che la politica viene fatta nell'interesse personale e voi ve ne accorgete anche alle campagne comunali, no? Quando si candida qualcuno a sindaco, dove un assessore prende poche centinaia di vetere a Lecce, e c'erano candidati che spendevano 80, 90, 100 mila euro di campagna elettorale. Ma come fa uno a spendere 80, 90, 100 mila euro di campagna elettorale se poi prenderà 1000 euro al mese? Evidentemente dietro ci sono interessi sugli appalti dei rifiuti, sugli appalti e così via, che poi quei soldi li devono recuperare pure gli altri, e già lì vi rendete conto che questa gente che spende un sacco di soldi, pubblicità televisiva e così via, ho finito, non va votata, non va votata, va votata la gente semplice, la gente umile, la gente che sta accanto ai cittadini e vive insieme ai cittadini, perché San Foca non è il mare vostro, è anche il mare di tutti. Io a San Foca ci sono state tantissime estate, è il mare di tutti e quindi è patrimonio comune, non è patrimonio solo di Melendugno, è patrimonio dell'umanità questo mare, lo dobbiamo difendere. Noi siamo sicuri che, io l'ho detto perché poi a un certo punto questo mese anch'io mi ero un po' rassegnato, che l'unico modo per fermare TAP è che il Movimento 5 Stelle vada al governo, non ce ne sono altri. Oggi loro vi promettono di tutto e di più, ma domani appena entreranno al governo non faranno nulla. Noi cerchiamo sempre di portare avanti il vostro programma scritto insieme a voi e cerchiamo di realizzare quello. Il Movimento 5 Stelle cerca di realizzare quello che promette, è l'unico movimento, e io non credo che oggi non sia quasi naturale votarlo. Come potete votare gente che per 30 anni ci ha preso in giro? Berlusconi ha governato 3.300 giorni, è stato il politico che ha governato di più l'Italia, e oggi Berlusconi si presenta come la persona che vuole risolvere i problemi di questo paese. Allora perché non l'ha fatto prima? Ha governato 3.300 giorni e non ha risolto uno. Emiliano non sta facendo nulla in regione. Noi abbiamo portato leggi sui rifiuti, sul reddito energetico, non le discutiamo mai perché sono leggi che vanno nell'interesse dei cittadini. Emiliano non sta facendo nulla, pensa solo alle poltrone, e oggi lui vuole essere la soluzione quando in regione non ha fatto nulla. L'unica cosa che ha fatto è chiuso gli ospedali. Come possiamo fidarci di questa gente? Ma come possiamo? Allora oggi non dobbiamo nemmeno chiedervi il voto. Se voi volete bene a questo paese, volete bene all'Italia, volete bene ai vostri figli, deve essere naturale votare il Movimento 5 Stelle, deve essere qualcosa che vi parte dal cuore, lo dovete volere voi perché volete bene a voi stessi, perché votare il Movimento 5 Stelle non significa voler bene a noi, significa voler bene a voi, quindi cercate di volervi bene e votate il Movimento 5 Stelle, grazie. Grazie Antonio.
Io vi volevo fare una domanda. Sono Diego De Lorenzis, sono un deputato uscente alla Camera e mi sono ricandidato per l'ultima volta nella mia vita. Non so se lo avete capito, è l'ultima volta che io entrerò in una istituzione, perché il prossimo al mio posto sarà un altro cittadino comune. Questo è il Movimento 5 Stelle, un passaggio di consegne di cittadini che entrano nelle istituzioni per fare quello che da fuori non riusciamo a fare, e cioè il benessere dei cittadini italiani. E vi volevo fare una domanda, anzi due. La prima, voi magari siete venuti qui pensando di trovare i soliti politicanti, no? Casini, La Bellanova, D'Alema. Avete trovato sul palco? Trovate sul palco tre ingegneri. C'è qualcosa che sta cambiando? Hanno paura. Quindi trovate qui tre ingegneri che vi raccontano quello che succede nelle istituzioni. Ma io voglio fare di più oggi. Voglio che per un momento provate a chiudere gli occhi, perché vi racconto una storia. Non è una favola, è una storia. Siamo nel 2013 e ci sono dei compagni di classe. Mario finisce le scuole superiori e comincia a lavorare nel peschereccio con suo padre, perché da un po' di anni la pesca dà un reddito, si trovano sempre più pesci in mare, tanto che Mario, da grande, invece che continuare a lavorare con suo padre e con suo fratello, vuole prendersi un peschereccio tutto suo. E poi, compagno di Mario, c'è Marco. Marco vuole fare l'ingegnere, allora studia altri 5 anni, perché sa che quando finirà il suo corso di studi nel 2018 la centrale di Cerano sarà già chiusa e lui farà l'ingegnere ambientale, si occuperà di bonifiche, come con la sorella che è già stata nell'università ed è già laureata. E poi c'è Maria nella stessa classe. Maria invece fa tutt'altro lavoro, lei si occupa di progettazione, è un architetto, sta lavorando tanto insieme agli altri compagni di scuola che ha conosciuto all'università, ha aperto uno studio di progettazione, c'è un architetto, c'è un urbanista, ci sono diverse figure professionali, loro fanno riqualificazione energetica, permettono alle famiglie di risparmiare sulla bolletta elettrica per 5-10 anni per ripagare il costo della coibentazione dell'edificio e risparmiare quindi dal quinto anno in poi sulla bolletta. E il loro studio sta andando bene, tanto che stanno pensando di aprire anche una filiale dall'altra parte del Salento. Hanno uno studio qui a Melendugno e stanno pensando di aprire a Ugento un'altra sede. E poi abbiamo parlato di Mario, di Marco, di Maria, c'è Alessandro. Alessandro aveva un sogno da bambino, gli piaceva tanto la natura, conoscere gli animali. Oggi fa la guida di un parco marino proprio qui, del sito di interesse comunitario che c'è appunto tra Otranto e la parte più a nord, verso Torre Rinalda. Ecco, lui con la sua barca dal fondo trasparente, una barca fatta di materiali innovativi che non esistevano prima, ha un fondo trasparente e spiega alle scolaresche, ai bambini e anche ai turisti tutte le varie specie di pesci, di delfini, di tartarughe che si trovano qui al largo. Poi c'è, accanto ad Alessandra, in questa classe, c'è anche Fabio. Lui ha una difficoltà, è uno studente disabile, ha avuto diverse difficoltà nella sua vita e non si è chiuso in casa perché non aveva una possibilità. Lo Stato si è occupato di lui, gli è stato dato la possibilità di studiare fino al più alto grado di istruzione. Lui adesso ha un master e lavora in una delle tante aziende che sono nate sulla ricerca di materiali. Qui il CNR ha assunto tanti ricercatori e lui è un ricercatore, ha fatto prima il dottorando e adesso segue come tutor delle altre persone, degli altri ragazzi come lui, che vogliono capire la natura intima della materia, scoprire nuovi materiali, perché le plastiche non si usano più da un po'. Le plastiche sono state sostituite con nuovi materiali che non creano problemi, che non devono essere incenerite, che non generano diossine quando vengono bruciate.
E pensate, quindi Cerano non c'è più, abbiamo un parco marino che dà da lavorare a tanti giovani da maggio, aprile, marzo forse, fino a novembre. E pensate, uno di questi ragazzi delle scuole superiori voleva andare a Londra a lavorare, lui si occupava di finanze e a un certo punto ha detto: no, io non vado più a Londra a studiare finanze, apro un ristorante qui a Melendugno, a San Foca, insieme agli altri 5, 6, 7 ristoranti che sono già operativi. Suo padre era un ristoratore e aveva addirittura fatto l'investimento di aprire un B&B, ma adesso i B&B non vanno più perché ci sono gli hotel, perché qui le persone cercano servizi di qualità, non cercano semplicemente un posto dove stare un weekend o una settimana ed essere come dire, un po' tartassati. L'economia di questo posto è fatta in maniera assolutamente diversa. C'è gente che lavora come guida turistica alle Cesine, c'è gente che fa la guida turistica nei paesini all'interno, verso Verno, Le Martano, vengono tedeschi, turisti tutto l'anno, vengono a Natale per scoprire i nostri castelli, i nostri borghi. Questo è il Melendugno che si poteva avere nel 2013. Ma qualcuno di voi ha pensato bene che il PD di Bersani fosse invece quello giusto da votare? E questo programma, questo progetto noi non ce l'abbiamo avuto nel 2013. È arrivato il 2015 e qualcuno di voi ha pensato che Emiliano fosse la persona giusta per spostare l'approdo di questo benedetto tubo e avete sbagliato di nuovo. Perché Emiliano ha fatto sempre il solito giochino, che quando era sindaco di Bari pensava alla regione, adesso che ha la regione pensa al Parlamento. Ma d'altronde lui è affetto dalla stessa malattia che affligge Perrone, la Polibortone e tutti i politici locali di professione. Allora qualcuno pensa: va bene, ma io adesso voto Pietro Grasso, è una persona nuova, una persona coerente. Bene, nel partito di Pietro Grasso e Laura Boldrini, quella stessa Laura Boldrini che ha messo la fiducia su una legge elettorale, come è successo nel ventennio fascista, quella stessa Sinistra Ecologia e Libertà che, quando il Ministero dello Sviluppo Economico era il governo Berlusconi nel 2008, nel 2010, chiedeva alla Puglia di Nichi Vendola dove collocare ulteriori gasdotti, lui era ministro dell'ambiente e non ha risposto a quella lettera del Ministero dello Sviluppo Economico. E quindi valeva il silenzio assenso, e quindi lo Stato, in quel caso il governo Berlusconi, ha deciso che di qui, anzi non era il governo Berlusconi, era il governo Monti appoggiato da destra e da sinistra, ha deciso che qui ci dovesse essere un gasdotto. E si sono dimenticati che c'era già autorizzato un altro gasdotto a Otranto. Allora, dicevo, qualcuno pensa di votare Grasso e trova al suo interno l'assessore all'ambiente Fratoianni, che è quello rinviato a giudizio per il processo ambiente svenduto su Ilva. Allora uno dice: vabbè, ma voi siete dei giustizialisti, queste persone sono rinviate a giudizio, non vuol dire che siano colpevoli. Vero. Ma come mai oggi alla regione abbiamo un assessore che cambia ogni 6 mesi? E come si fanno a fare delle politiche per dare un futuro, anzi un presente a noi, quando l'assessore cambia, quando noi gli chiediamo: rispondi a questa interrogazione, facciamo questa proposta di legge per istituire un parco marino, e lui è troppo interessato, Emiliano, alla poltrona successiva e l'assessore a risolvere i problemi con la giustizia. Allora qualcuno dice: io voto potere al popolo. C'è una forte componente ideologica di chi è a sinistra e pensa che queste persone riescano a incidere positivamente. Io non ne dubito che loro sono animati dalle buone intenzioni, però sono ideologizzati. Oggi le ideologie non ci portano da nessuna parte, perché qui il problema non è il tubo, il problema sono gli elettori. Perché se gli elettori non si sono svegliati nel 2013, non si sono svegliati nel 2015, oggi chi si presenta con una nuova ideologia, con una nuova idea, senza aver discusso il programma con i cittadini, senza aver dato la possibilità di scegliere chi ci doveva essere in quelle liste, sta scegliendo di nuovo un terno al lotto. Io non parlo neanche di Berlusconi, perché
Dobbiamo parlare di una persona che è condannata per frode fiscale? Dobbiamo veramente continuare a pensare a una persona che è stata pluriprescritta, cioè che i suoi giudizi, che i suoi procedimenti penali non si sono conclusi perché è passato troppo tempo, perché lui aspettava, ovviamente rinviava, faceva rinviare le sedute in tribunale per arrivare alla prescrizione, quindi per arrivare a non avere giustizia, perché quando non c'è una sentenza vuol dire che noi siamo senza giustizia. Dobbiamo parlare di questa persona qui? Io non credo. Io vorrei parlare del programma che abbiamo. Il programma che abbiamo prevede la chiusura nel 2020 di Cerano, senza un ulteriore gasdotto, un ulteriore metro cubo in più. E a me sapete qual è la cosa che mi dà fastidio? È vedere sui giornali che esce in campo Confindustria, Confindustria Lecce e quella nazionale, che dicono che questa è un'opera infrastrutturale strategica. Ma se è così strategica, ma perché non vengono su un palco a spiegarcelo perché è strategico? Quando io dico a Salvatore Capone, onorevole del PD uscente, che dice noi abbiamo avuto la responsabilità di governare, che sta dicendo che praticamente si sono arrogati il diritto di decidere per voi e per conto della regione, perché hanno fatto un decreto, lo Sblocca Italia, per togliere dalla concorrenza con la regione la materia energetica. Bene, queste persone, quando io gli dico ma com'è che abbiamo bisogno strategicamente di un nuovo gasdotto quando noi i consumi di gas sono la metà di quello che oggi potremmo importare, la metà dal 2008 sono la metà, quindi noi possiamo chiudere le centrali a carbone tutte entro 2 anni e non accendere nessuna nuovo gasdotto, nessun nuovo rigassificatore. Sapete che le centrali a turbogas in Italia esistono? E che sono spente? Perché il gas costa 2 o 3 volte di più del carbone? Lo sapete? I miei colleghi onorevoli non lo sanno. O non lo sanno o sono in malafede, ma in ogni caso stanno nel posto sbagliato in Parlamento. Sbaglio? Quindi questo gasdotto, quando ti dicono che serve per riconvertire Cerano, ci prendono in giro. L'ha detto Enel, l'ha detto mesi fa, e nonostante l'amministratore delegato di Enel dice che Cerano non si può riconvertire perché non conviene economicamente, conviene accendere le centrali a turbogas che sono già pronte per funzionare, abbiamo avuto la discussione per mesi sui giornali della decarbonizzazione fasulla di Emiliano. E quando Enel ha risposto così, siamo andati a pensare che Emiliano avesse ragione perché serviva il gas da portare a Taranto per l'Ilva. E anche lì le cordate che hanno fatto le offerte per prendere lo stabilimento non hanno intenzione di produrre con il gas, continuano ad avere intenzione di produrre con il carbone. Allora, il 4 marzo, quando voi entrate nella cabina elettorale, non soltanto voi, anche i vostri parenti, anche i vostri amici, i vostri familiari, i vostri colleghi, parlatene con loro di queste cose. Quando andate in cabina elettorale il 4 marzo dovete decidere se dare 1 miliardo, per esempio, a Ilva o a Cerano e dare da lavoro a 600 posti di lavoro per quel miliardo che è stato investito con i governi del PD e del PDL, perché alla fine abbiamo ancora il PDL se non ve ne siete accorti, oppure votare il Movimento 5 Stelle e con quel miliardo investito in bonifiche, investito in tutela del dissesto idrogeologico, investito in fonti rinnovabili, in efficientamento energetico, creiamo con lo stesso miliardo 17.000 posti di lavoro. Quindi quando dicono che Ilva è un problema se chiude perché altrimenti aumentiamo il tasso di disoccupazione, ci stanno riprendendo in giro. Perché noi abbiamo un programma elettorale scritto con i cittadini, vagliato dai sindacati, vagliato dalle associazioni di categoria, dalle associazioni ambientaliste. Ci hanno detto è un bellissimo programma, ma non perché l'abbiamo scritto noi, ma perché darebbe occupazione. Vi ho raccontato quella storia potrebbe essere la verità oggi qui a Melendugno e non soltanto a Melendugno, ma dipende da voi se volete scegliere che quella sia realtà o volete che quella sia una favola. Il potere ce l'abbiamo noi quando entriamo nella cabina con la matita, non ce l'hanno i signori in TV che ci raccontano delle storie, ce l'abbiamo noi, dobbiamo decidere se far diventare quelle storie realtà oppure no.
E allora dicevo, su Ilva vi voglio raccontare qualche altra cosa. Ilva è stata chiusa dalla magistratura perché gli impianti sono stati sequestrati senza facoltà d'uso, il che vuol dire che c'era un bel nastro rosso e non si poteva entrare in quegli impianti. E il PD insieme al PDL hanno fatto 10-12 decreti per dare la possibilità di risolvere una crisi ambientale e sanitaria. La crisi ambientale e sanitaria c'è ancora, la crisi occupazionale c'è lo stesso, perché hanno annunciato degli esuberi o ve ne siete dimenticati di questo? E allora la domanda è: che cosa stiamo ancora aspettando, pensando che ci sono delle economie totalmente diverse? Prima Antonio Trevisi ha detto che ci sono dei modi diversi di fare energia, no? In cui non soltanto non c'è più un unico centro di distribuzione dell'energia, ma dove l'energia ce la facciamo a casa nostra per quello che ci serve e quella che non ci serve, che produciamo in più, la mettiamo in rete a beneficio della nostra comunità. Lo fanno in Germania da 20 anni. Dico, a parte questo, ci sono tutta una serie di innovazioni che stanno arrivando, sono già nelle nostre case e non ce ne rendiamo conto. Pensate alle smart TV, le applicazioni che avete sul cellulare, pensate al fatto che tra 10-15 anni al massimo le vostre auto non andranno più né a metano né a gasolio, andranno a elettrico o a idrogeno. E chi è che farà quelle batterie? I cinesi, gli statunitensi, i tedeschi o i nostri ragazzi in fabbriche totalmente nuove, moderne, dove non ci si sporca neanche le mani, con i computer si programma? Questo è il mondo che sta arrivando e noi abbiamo ancora persone che hanno 100 anni vissuti in Parlamento che non le capiscono queste cose, non le sanno gestire. Allora il cambiamento o lo subisci o lo gestisci, noi lo vogliamo gestire, loro lo vogliono subire. Le batterie delle macchine, ci saranno interi comparti che spariranno. Chi oggi fa radiatori per auto perderà il lavoro, sì, avrà bisogno di riconvertirsi, di riqualificarsi per fare altri lavori. O pensate veramente che noi ci dobbiamo battere perché siamo un sindacato che deve difendere i lavoratori con il lavoro che c'era 10, 15, 20 anni fa? Viene qualcuno per caso a casa vostra a bussare per vendervi delle enciclopedie? Non ci sono più quelle persone, si sono riqualificate. Allora il Movimento 5 Stelle non vuole disoccupazione. Il reddito di cittadinanza è anche questo, una misura a tutela della dignità. Quando tu hai un reddito di 780 euro, uno, nessun datore di lavoro ti propone meno di quello. Non sei più disposto ad accettare tu una busta paga dichiarata in un modo, ma che ti poi porta ad avere un altro importo in contanti. Non sei più disposto a venderti il voto per 50 euro per una busta di spesa o per una bolletta pagata. Quindi quel reddito di cittadinanza è un reddito di dignità, è un reddito di libertà. E qualcuno mi dice, vabbè, ma sarà come la disoccupazione che prendo oggi. No, sai, ci sono dei ragazzi che mi vengono a dire, ma io oggi mi faccio mettere in disoccupazione, continuo a lavorare in nero perché così prendo la disoccupazione. Sbagliato, perché tu stai togliendo soldi ad altre persone. E con il reddito di cittadinanza rischi da 1 anno e mezzo a 6 mesi di reclusione. Facciamo i controlli, ti diamo la possibilità di avere un tetto sulla testa, di poter pagare le bollette, di non venderti il voto, di non avere lavori in nero. Però ti chiediamo qualcosa in cambio, devi frequentare un corso di formazione. Un corso di formazione fatto per bene, non come quelli dei centri dell'impiego di oggi, che non servono a niente. Ti chiediamo di metterti 8 ore a settimana a disposizione del tuo comune per fare i lavori che magari il comune oggi non riesce a fare perché ha un problema di finanze. Ti chiediamo di dare la possibilità, di creare anche impresa, perché finanziamo gli imprenditori che assumono queste persone. E allora quando tu hai 780 euro da spendere qui in questa piazza, magari esce una pasticceria nuova, assume 2 persone e quelle 2 persone non hanno più il reddito di cittadinanza e quell'impresa pagherà IVA. E questo ovviamente fa diminuire il costo del reddito di cittadinanza. Vogliamo togliere gli studi di settore, vogliamo togliere lo split payment, che è la trattenuta dell'IVA da parte dello Stato, perché questo toglie liquidità agli imprenditori. Vogliamo partire dal fatto che
nessuno di noi, che sia cittadino o imprenditore, venga perseguitato da Equitalia, perché fino a prova contraria siamo tutti onesti. Basta mettere insieme le banche dati per sapere chi è che evade. Non vogliamo più fare nessun condono, perché chi condona oggi evidentemente sta avendo una misura preferenziale rispetto ad altri imprenditori. Chi porta il capitale all'estero e lo riporta qui con lo scudo del 4% sta evidentemente facendo concorrenza sbagliata alle imprese che invece hanno deciso di rimanere qui. Chi prende finanziamenti dallo Stato per fare innovazione o per anche la cassa integrazione non può poi prendere e andare in un altro Stato a delocalizzare. Ecco, tutte queste cose noi le abbiamo messe nel programma, le abbiamo studiato per 5 anni insieme ai cittadini che ci hanno scritto, ci hanno fatto le proposte sulla piattaforma Rousseau. Noi abbiamo un modo completamente nuovo, diverso di fare politica. Vi abbiamo detto, nessuno di noi fa più di 2 mandati, nessuno di noi vive più di politica e di carriera. Vi stiamo restituendo parte del nostro stipendio e parte dei rimborsi che non usiamo per l'attività politica. Facciamo un programma che crea occupazione, toglie problemi all'ambiente e alla salute. Di cos'altro avete bisogno per convincervi che noi siamo l'unica possibilità, noi tutti, di cambiamento? E qualcuno ancora mi dice, va bene, ma tanto voi avete restituito 23 milioni di euro, ma tanto questi 23 milioni non servono, sono soltanto un gesto simbolico. Vero, con 23 milioni di euro noi certamente non abbiamo risanato l'economia italiana, ma siamo all'opposizione, non abbiamo potuto neanche far approvare una legge. Pensate come possiamo cambiare questo paese quando andiamo a vedere quello che succede nei ministeri. E qualcuno mi dice, ma tanto non ci sono soldi, perché la coperta è sempre stretta. Se dimezzi l'IRAP, come proponiamo noi nel programma, non potrai fare altre cose. Sbagliato. Perché noi tutti le paghiamo le tasse, come le pagano i francesi, come le pagano i tedeschi, come le pagano gli spagnoli, giusto? E allora dov'è che vanno questi soldi se i servizi di più ne paghiamo? Se i servizi non ci sono. Poi scopri che il governo ha autorizzato il MOSE, scopri che il governo ha autorizzato l'Expo, scopri che il governo ha autorizzato l'autostrada Pedemontana-Lombarda, la Pedemontana-Veneta, la Orte Mestre, il Terzo Valico di Giovi, la Torino-Lione, la strada statale 275. E sono tutti milioni nostri che se ne vanno. E allora ti dicono che il problema, quando non hai servizi, è che il Frecciarossa deve arrivare a Lecce. Perché ci hanno fatto dimenticare che noi abbiamo diritto con le nostre tasse a un trasporto regionale che sia funzionale, che sia capillarmente distribuito. E i nostri studenti devono ancora pagare i biglietti, gli abbonamenti per avere dei 14 di autobus. Allora, i soldi ci sono. Dipende dove li spendi i soldi, perché se li spendi e li metti in fare autostrade, cemento, probabilmente stai dando da lavorare, sì, a 600 persone per ogni miliardo investito, ma probabilmente stai facendo un favore a chi ha quelle imprese che fatturano miliardi con lo Stato e che danno cemento. E poi generi corruzione con i grandi appalti. Pensate invece quanto costerebbe, a quanto vantaggio avremmo con il dissesto, curando il nostro territorio e facendo un contrasto al dissesto idrogeologico. A Foggia, in Sardegna, in Sicilia, in Liguria, il territorio frana perché l'abbiamo impermeabilizzato, perché abbiamo autorizzato un sacco di centri commerciali che non ci servono, che hanno fatto chiudere i nostri centri storici perché una bottega, un commerciante, un artigiano non può reggere la concorrenza sleale dei grandi centri di distribuzione. Sbaglio? Allora abbiamo fatto una legge, non era nostra, era di Confcommercio. Questo vuol dire essere portavoci, prendere delle buone idee anche di altri e portarle in Parlamento. È una legge di Confcommercio per ridiscutere la liberalizzazione fatta da Monti sulle domeniche, sulle aperture domenicali, in modo che ogni regione possa di nuovo tornare a legiferare in materia. E questo darebbe impulso all'economia locale, all'economia di base. Sono tutte cose che dobbiamo ancora fare, l'edilizia scolastica. Avete visto il programma Buona Scuola e Bella Scuola del governo Renzi? Le scuole sono rimaste esattamente uguali a prima, piove all'interno come pioveva prima, solo che c'è stata una mano di bianco. Questo è il programma Bella Scuola di Renzi.
Noi vogliamo investire. Alla scuola mancano, alla scuola, comparto istruzione e ricerca, mancano 20 miliardi ogni anno. Vogliamo ritornare alla media rispetto al PIL che c'è in altri paesi come la Francia. Vogliamo dare incentivi alle famiglie per avere dei figli. Vogliamo avere una detrazione totale sull'asilo nido, sui pannolini, sui prodotti della prima infanzia. Queste cose si possono fare perché le tasse le paghiamo, i soldi ci sono, ma vengono sprecati, vengono usati male. E allora, qual è la spinta più grande domani, il 5 marzo, quando io sarò in Parlamento, a non andare nel gruppo misto, a non appoggiare un governo Berlusconi? Io potrei vendermi al miglior offerente per fare un altro mandato, ma io voglio tornare a fare quello che facevo prima. Avere una società diversa, perché io potrei anche sistemarmi, ma come faccio a guardare tutti i miei colleghi d'università, tutti i miei colleghi delle scuole superiori che invece sono costretti ad andare fuori dall'Italia? E 15 anni fa partivano i nostri laureati, i nostri diplomati che non trovavano posto qui. Oggi stanno partendo i quarantenni, i cinquantenni, persone che non riescono più a reinserirsi nel mondo del lavoro. Allora, il 5 marzo io spero che il presidente Mattarella dia l'incarico di formare il governo al nostro candidato presidente del Consiglio Luigi Di Maio, perché sfideremo tutte le altre forze politiche ad approvare una parte dei nostri 20 punti. Perché Berlusconi dice che vuole abolire l'IRAP, se noi proponiamo il dimezzamento perché dovrebbe dirci di no? Giusto? Se loro chiedono la flat tax, quindi una tassa più bassa per tutti, anche se poi non è così, perché se uno prende 20.000 euro paga di IRPEF quanto uno che guadagna 200.000 euro, e non penso che sia la stessa cosa. Qualche minuto. Dico, propongono l'abbassamento delle tasse, dell'IRPEF. Bene, noi abbiamo la riduzione da 4 a 3 scaglioni di IRPEF, tutti più bassi, e una no tax area a 10.000 euro. Allora, come si fa a dire di no a un programma del genere? Dicono che vogliono dare incentivi alle famiglie, li diamo anche noi, come fanno a dire no alle stesse cose? Allora, oggi i programmi si possono anche pensare in parte molto sovrapponibili, perché le cose di cui hanno bisogno i cittadini sono le stesse, ma la credibilità e la coerenza gli altri non ce l'hanno, e non si prende un tot al chilo al supermercato. Allora il problema che abbiamo qui a Melendugno non è il gasdotto, sono gli elettori. E il 5 marzo datevi la possibilità di guardare tutti gli altri elettori a testa alta, che nessuno si debba più nascondere di quello che ha votato, che nessuno debba più vergognarsi di quello che ha votato, che nessuno si debba più vergognare degli esponenti politici che vengono qui con i loro voti. Il 5 marzo, io spero che il 5 marzo scegliamo tutti quanti, per una volta, l'ho detto più volte in questa piazza e in altre piazze, di essere cittadini di una repubblica e non sudditi di una monarchia. Partire per un po', tornare in quel vecchio coffee shop. Ho bisogno di svegliarmi in una casa non mia, nel cesso di una discoteca, di vincere alla lotteria, per gridare forte, 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 per volare via.